Presidente Malagò, una vicinanza con i centri giovanili di Don Mazzi, dettata anche dall'amicizia che hai con Don Antonio. Direi, leverei l'anche, parte tutto da lì. Mi ricordo una telefonata, oramai tanti anni fa, all'inizio del mio mandato, in cui col suo vulcanico entusiasmo, all'inizio non ci avevo capito niente, sono sincero, però mi fidavo, qualsiasi cosa mi avesse detto ovviamente l'avrei seguita, e come sempre ha avuto ragione, si è partito da uno spunto, da una genialata, e con questo slogan Tremenda Day, poi sono state create tante altre iniziative nel tempo, sempre a supporto di chi ne ha bisogno, di chi è meno fortunato, di chi ha criticità e problemi particolari. E la cosa che sono più felice è che il nostro mondo non è solo patrocinante, è complice, è socio, è a tutti gli effetti, diciamo, portabandiera ovviamente di quello che si cerca di fare, che poi è sempre nell'ambito della direttiva della solidarietà e del volontariato. Due nuovi progetti a BC dello Sportivo per riportare i ragazzi ad avere passione per lo sport indomita, il messaggio è sempre quello però a tinte rosa. Sì, sono due bei titoli, Covid, guerre, sicuramente c'è una disaffezione che è un po' psicologica, un po' fisica, un po' non so se dire anche genetica da parte di qualcheduno, e si cerca di stimolare, si cerca di sottolineare l'importanza dei valori dello sport, che spesso sono la soluzione a tanti problemi della vita, e a dimostrazione anche di quello che lui ha sempre cercato di fare nelle sue comunità, che lo sport era una componente, direi una presenza fissa nella quotidianità, una forma di terapia. E poi l'ABC oggi ha legato anche all'universo femminile, mi sembra che in questi giorni, in questi ultimi tempi più che mai sia un argomento di particolare attualità, per cui questi due progetti, chiamiamoli prodotti, di Don Mazzi, di Giovanni, sono più che mai vincenti oggi. In chiusura, in camera, 20 secondi, un saluto diretto a Don Antonio. Sì, l'ho fatto prima, ma adesso lo faccio meglio. Don, ti vengo a trovare, facciamo una chiacchierata, dici che mi offri un caffè, ma in realtà sono per ascoltare ancora una volta le tue nuove idee, soprattutto la soddisfazione delle grandi cose belle che hai saputo fare tutta la tua vita. Ciao.